Ultima edizione di Stadio News Studio, Marco Cullà, San Siro, 13 dicembre, ore 15, suona il gong. Il Palermo si gioca la possibilità di maturare una volta per tutte. Avrà di fronte però il diavolo, quel diavolo che fino a qualche giornata fa non faceva assolutamente paura, ma che adesso è tornato ad essere cattivo e che incute timore, e come se ne incute. Ma questo Palermo, quello rossiano, sembra essere in forma. Anche al Bentego di contro il Chievo, seppur sconfitto, ha giocato una buona gara. Del resto, il calcio è bello proprio per questo, perché ci sono solo pronostici ed i risultati sono scritti solo nel libro del dio del pallone. Il Palermo allora vuole crederci, la storia gli dà ragione e gli impone di giocarsi questa partita per una nuova pagina, un nuovo capitolo che funga anche da regalo di Natale per tutti i tifosi rosanero. Un'altra tessera per la costruzione del nuovo stadio è stata fissata. Dopo un primo appuntamento lo scorso 3 dicembre con il sindaco Camarata, una delegazione del Palermo composta da Zamparini, dall'amministratore delegato Sagramo e dall'architetto Gino Zavanella si è recata a Palazzo d'Orleans per illustrare il progetto per il nuovo stadio al presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo. Il progetto è stato illustrato oggi anche al comitato regionale Sicilia dal CONI. Ho detto ai miei figli di puntare sul Palermo, parola del presidente rosanero Maurizio Zamparini. Io oggi ho puntato, siccome lo davano a 7 non gioco mai e non posso puntare, ma ho detto ai miei figli puntate sul Palermo che vince. Però è un mio augurio, naturalmente è una partita difficile, è la terza partita di Rossi, l'allenatore è da troppo poco tempo, sta lavorando bene. Noi stiamo lavorando e basta. Abbiamo visto domenica la partita che abbiamo fatto senza Liverani, senza Miccoli, senza Bresciano, per cui l'importante è che Rossi faccia giocare la squadra. Seduta di rifinitura questa mattina a Bocca di Falco per il Palermo in vista della partita di domani a San Siro contro il Milan. Recuperato Bresciano, tornano a disposizione Miccoli e Liverani. Probabile formazione, Sirigu tra i pali, difesa con Cassani, Kier, Bove e Balzaretti, centrocampo Liverani, Simplicio, Nocerino e Bresciano, in avanti Miccoli e Cavani. Per la nota, agenzia di scommesse Cursa al Bookmaker, il Milan è nettamente favorito sul Palermo nella gara in programma domenica a San Siro alle ore 15. Il successo dei rossoneri è quotato a 1,45, il pareggio a 4, la vittoria del Palermo invece a 7,50. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.